Ciao Gerardo. Ciao. Come stai? Tutto bene. Va benissimo. Io ho da farti un po' di domande. Varie domande. Sei pronto? Va bene. Voglio sapere tutto di te. Ok. Senti, cosa prova quando ti alleni? È una passione, mi piace veramente tanto. Ma perché? Perché oramai mi ci sono affezionato. Comunque alleno i bambini, mi alleno io stesso, miglioro sempre e quindi la passione la tengo e è come se per me fosse un divertimento. Ok, quindi se io ti faccio subito un'altra domanda, perché hai scelto questo sport? Il primo giorno ho provato e dopo 2 giorni di allenamento mi è iniziato a piacere e giorno per giorno venendo ho iniziato a fare i combattimenti, le varie gare, i mondiali. Io guardo te. Tutto questo. Ti emoziona quello fare questo? Sì, molto. Ti piace. Bene. Cambiamo discorso. Sei fidanzato? Sì. Come si chiama? Camilla. Ah, che bel nome. Camilla, quante ne ha Camilla? 10. Dimmi qualcosa di lei, dai. Dove l'hai conosciuta Camilla? A mare. Ok, ti sei fatta avanti tu? Sì. Dimmi però, che gli hai detto? Niente, io ho chiesto come si chiamava, perché la prima volta che ci siamo visti non ci conoscevamo proprio. Gli ho chiesto come si chiamava, il suo cognome, da dove veniva. Ti faccio un'altra domanda. Quando un ragazzo della tua età ti provoca, calcolando che tu fai arti marziali, come reagisci? Cosa fai? La prima volta non lo picchio perché io non uso tanto la violenza in mezzo alla strada. Però perché no? Posso chiederti, ti interrompo. Perché non usi la violenza in mezzo alla strada? Perché io sono onesto. Non sono come ad esempio gli altri che subito passano le mani. Non sono uno di questo. Ok. Ti faccio una domanda a bruciapelo. Sei felice? Sì, molto. Hai paura quando sali sul ring? No. Mai? E se vedi il tuo avversario grande, grosso? No, niente, ho sempre vinto con i più grandi di me. Perché dovrei spaventarmi? Cosa ne pensi degli uomini che maltrattano le donne? Non mi piace sta gente. Ma quando tu senti, tu che sei uno sportivo, senti che un uomo ha malmenato una donna, cosa provi? Molto dispiacere. Molto. Ok. Perché queste cose non si fanno, sinceramente. Dimmi, l'ultima volta che ti ha sgridato tuo padre, è perché? Una marachella. Sì. Dimmene una. L'ultima, dai, che ti viene in mente? Che ho fatto un po' in ritardo in palestra. E sei arrabbiato. E tu come ti sei comportato? Gli hai chiesto scusa? Sì, sono andato in palestra. Papà. Hai un buon rapporto con tuo papà? Molto. Sì, eh? E anche con la mamma, eh? Sei fortunato. Certamente. Hai fratelli? Sì, 2. Nomi? Rosario e Anna. Ok. Ne vorresti uno in più? Sì. Però deve essere femmina. Perché? Perché? Perché comunque mia sorella vuole qualcuno con cui giocare, perché devi sapere che noi due, mio fratello e io, non è che la pensiamo chissà tanto. Quindi ha detto io non tengo nessuno con cui giocare. E ha detto che mi vuole una sorellina. Ok. Che ci possiamo fare. Allora, vediamo. Quanto tempo dedichi allo sport? Più o meno. Tanto. Fammi un esempio. Al giorno? 4-5 ore al giorno. Ok. Senti, ti piacciono gli animali? Sì. Ne hai uno? Sì. Ne avevo 2 cani, ma adesso ne ho uno perché visto che mio padre andava al lavoro, lo stesso mia mamma, io dovevo andare in palestra e non avevamo tempo di dargli mangiare. E uno l'abbiamo dato, in realtà l'avevamo dato tutti e 2. Però il primo non lo potevano tenere più e ce lo siamo ripresi. Mo' l'altro sta a battipaglia. Ok, ti manca un po'? Molto. Sì? Beh, però puoi andarlo a trovare. No, non possiamo. Perché io lo chiedo sempre a mia mamma, però dice che poi dopo vuole tornare con noi e ci sta male poi. Senti, che scuola fai? Devo andare a fare la quinta, mo.
e poi dopo passo subito alle medie, alle superiori. Ti piace la scuola? Sì. Materia preferita? Non so, tutte. Tutte? Tutte. Materia che è più brutta? Ce n'è una che proprio dici no, questa. L'inglese. L'inglese non ti piace? Va bene. Senti, mi spieghi cosa sono le arti marziali? Allora, le arti marziali sono sport, divertimento, la prima cosa, il divertimento. Sono cose molto belle e impegnative però, tipo il calcio, tipo lo sport che faccio io, sì. E tutti gli altri sport. Ok. Hai una canzone preferita? Sì. Anche l'autore? Però sì, molto l'autore. Sfera e basta. Hai un sogno nel cassetto? Diccelo. Di diventare un grande campione. Di arti marziali. È proprio un sogno. Sì, diventare maestro, far parte di eventi, molte cose. Bene. Va bene, ti ringrazio. Pure a te. Fammi un sorriso qui. Fammi un due.